Siamo di nuovo qui a dare vita al terzo memorial di Giochi Lui Sorride dedicato a Serafino Scevano. Non ho che veramente ringraziare tutti per il sostegno, per tutto, perché fare tutto questo veramente lo faccio con molto sacrificio, perché costa tanta, ci devo mettere veramente tanto impegno. Però vabbè, anche quest'anno è andata. L'importante è che oggi tutti i bambini si divertono e giocando loro Serafino dalla sua sorride. Questo è che sempre è stata la cosa per cui faccio questa giornata. E oggi ora do la parola a Don Francesco, che ovviamente niente parte se non con la benedizione di Dio e con il sostegno, ovviamente. Quindi questa giornata deve partire all'insegna della preghiera e all'insegna della benedizione, che tutto vada bene. Dopo che faremo la benedizione daremo la parola a Rocco De Lorenzo, che partirà con tutta la manifestazione con i bambini. Grazie a tutti. Brava Maria Angela, e complimenti particolari a tutti voi, perché è bello essere qua, soprattutto consapevoli che la nostra fede ci dice che le persone che ci lasciano in realtà sono sempre con noi, perché abitano nell'amore e nell'abbraccio di Dio, nella sua misericordia. Ed è per questa fede che vale la pena, ecco, spendersi, anche fare tutto quello che stiamo facendo. Se non avessimo la fede, noi non comprenderemmo questo fatto che dice Maria Angela. Giustamente, lui sorride. Come fa a sorridere? Se non abbiamo fede, come fa a sorridere Sarino che ci ha lasciato? Invece è con noi, è sempre con noi, sorride dal cielo, ci guarda. E benedice anche lui questo nostro momento, perché è all'insegna della gioia e della festa. Non era solo. I suoi muscoli si diramavano in una folla immensa, finché alzava nel martello, finché vibrava nelle stanze del cuore. Sollevarono il corpo, sfilarono in silenzio. Da lui ancora emanava fatica ed un senso di ingiustizia. Avevano bluse grigie, scarpe infangate fin sopra la caviglia, ed in quel modo rivelavano che cosa tra la gente dovrebbe. Con almeno altri 100 è per te. Forse non sarà molto la tua storia, lo so. Raggiungere forse adesso la
Solo che non doveva andare così. Solo